La micro raccolta è uno strumento importante che prevede la partecipazione diretta del cittadino a bonificare piccole quantità di manufatti contenenti amianto. È chiaro che lo deve fare nel rispetto di tutte le normative di legge vigenti e quindi si dovrà rivolgere alla struttura sanitaria, la quale fornirà al cittadino un kit di garanzia al fine di intervenire alla bonifica. Questa è la reale micro raccolta che è già presente in alcune regioni in Italia. Quindi l'azione fatta dall'amministrazione comunale di Oristano nell'approvare un bando per la micro raccolta sarà da apripista e sarà per poter sensibilizzare la regione Sardegna a rivedere il piano regionale e la legge 22, includendo la possibilità di partecipazione diretta del cittadino alla bonifica di piccole quantità del manufatto in cemento amianto. Quanto esattamente? Ma stiamo parlando di quantità, l'Emilia Romagna è sui 150, potremmo fare dai 100 ai 150 kg, che significano poche lastre, un serbatoio, una canna a fumo, però credo che sia importante perché è anche uno strumento che dovrebbe rispondere in modo importante al fenomeno delle discariche a cielo aperto presenti nelle periferie delle nostre città. L'altro strumento che è importante è il fatto di abbattere i costi. Oggi conferire una piccola quantità di manufatti in cemento amianto, i costi sono alti, quanto conferire una quantità maggiore di manufatti in cemento amianto alle discariche. Questi sono i punti importanti. Adesso abbiamo ottenuto questo risultato, dobbiamo ringraziare l'assessore all'ambiente e la commissione di aver fatto questo passo, ora dobbiamo rivolgersi a livello istituzionale e regionale. Altro obiettivo della nostra associazione adesso sarà quella di portare ad Oristano, città simbolo alla lotta all'amianto, il primo impianto di inertizzazione dei manufatti in cemento amianto, che dovrà essere utile proprio al conferimento delle piccole quantità sulla micro raccolta. Con quali soldi? In questo momento stiamo parlando già da mesi delle risorse economiche europee destinate proprio al nostro paese, il Recovery Fund. Vogliamo veramente parlare di risolvere il problema di innovazione, di nuove tecnologie, di risparmio energetico, di tutela ambientale e ecologica? Benissimo, c'è una proposta, la nostra, che è quella di portare in ogni regione d'Italia, come prevede anche già le normative europee, un impianto di inertizzazione.